Ciao a tutti, io sono Dante, benvenuto al mio canale. La grattezza è finita. Alla fine la Juventus ha scelto il vice Vlahovic. Questo vice Vlahovic lo siamo portato un'estate intera nel calciomercato. La scelta è ricaduta su Milik. Quello che circola su internet, in televisione, sui giornali, questo è un ottimo affare della Juve, perché prende Milik a 1 milione, a un prestito oneroso di 1 milione. Poi, se va tutto bene, lo riscatterà a 7 milioni, cioè non ci sarà nessun obbligo. Cioè, se Milik in questo anno farà bene, la Juventus andrà a pagare Milik 7 milioni. Ma stiamo scherzando, è un affare economico perfetto, tatticamente perfetto. Alla fine, secondo me, tatticamente pure perfetto, perché tu andavi a prendere Depay per fare punta centrale. O lo poteva adattare come poteva giocare insieme a Vlahovic, oppure più laterale. Però a quel punto hai Kostic, recuperi Chiesa, hai De Maria, Cuadrado, che è sempre l'incognita Cuadrado, che ancora non capiamo se è un attaccante di sinistra o un attaccante di destra o un terzino di destra. Ancora l'incognita non l'abbiamo capita. Poi c'è Kane, che si adatta più ad andare sulle fasce, ad andare a verticale sulle fasce. E alla fine la scelta era su questa, puntare Depay o Milik. La scelta, come si è capito, è stata fatta dall'allenatore, che ha deciso di prendere un attaccante centrale puro, Milik, per sostituire Vlahovic. Non sostituirlo, precisiamo, Vlahovic è titolare assoluto, Vlahovic non è in vendita. Tutto il progetto Juve è concentrato su Vlahovic. Però, per farlo riposare, Milik l'uomo adatto. Sappiamo che Milik batte quelle punizioni. Abbiamo visto la punizione con il Napoli contro il Cagliari, quella che io mi ricordo è stata perfetta. Un rigorista, è un ottimo giocatore. Le condizioni fisiche, ora tutti andando a fare pulci alle condizioni fisiche di Milik, però non mi sembra che quando un'altra squadra va a prendere un giocatore, tu pensi che quel giocatore gli infortuni che ha avuto. La Roma, quando ha preso Wijnaldum dal PSG, almeno si aspettava che quel ragazzo non perdesse la tibia, e non aveva mai avuto infortuni né a Liverpool né al PSG. Sono infortuni che possono capitare. Depay, la Juventus aveva puntato su Depay, non nascondiamoci. Milik poi nel tempo è uscito Milik, ma Depay, perché la Juventus aveva un accordo, 6 milioni. Barcellona e Juventus hanno trovato pure gli accordi. Avevano trovato i meccanismi giusti per fare questa trattativa, cioè liberavi Depay, tu gli davi 2 milioni a Depay di buona uscita, la Juventus si vendeva con i soldi in più che doveva prendere Pjanic, dipende a varie strutture, a varie cose di contratto, e dopo Depay andava alla Juve, erano tutti e tre contenti. Depay ha cominciato da 6 a 7, da 7 a 8, 8 a 9, a quasi a 10. A quel punto la Juventus non era più una trattativa che economicamente poteva convenire alla Juve. 8 milioni per un vice Vlahovic, no, non siamo alcune squadre che per un vice, per farlo stare un anno in panchina, gli danno 7 milioni, qualcun altro gliene dà 9. No, non siamo quelle, però siamo criticati. Gli altri sono gli esperti, gli altri sono i migliori, però per uno che è stato più volte in panchina, che è titolare, gli danno 7 milioni, però quella che viene criticata è sempre la dirigenza della Juventus, gli altri sono i migliori. Mo, è previsto l'arrivo oggi, si farà subito le visite mediche. Alcuni hanno ironizzato il nuovo sponsor della regia medica, ma tanto noi abbiamo preso Milik, vediamo come va a finire. L'infortunio speriamo che non ne ha. Se ha, come ho sempre detto, c'è un infortunio, c'è un altro giocatore. Poi, soprattutto con i soldi che hai risparmiato, perché non li dai a Depay, puoi andare a puntare deciso su Paredes. E io penso che fra oggi e domani con Paredes si chiude. Altre notizie di mercato, un TT a Lecce. Questa è una notizia bomba. Un TT, difensore del Barcellona, che va a Lecce. Un bel colpo del Lecce. Belotti Roma, siamo ai dettagli. Addirittura si parla che Belotti potrebbe essere già schierato in panchina contro la Juve. L'Inter ha sempre puntato a cercare quel difensore che prende il posto di Ranocchia. Acerbi ha un contratto totale, pure Lotito si è convinto al prestito, però
questo insorgere dei tifosi, non so come mai, forse sta bloccando la trattativa. Però la dirigenza dell'Inter è la migliore. E andiamo avanti così. Poi il Milan cerca sempre il centrocampista, sta valutando diversi giocatori, ma ancora una vera chiusura non c'è. Oggi c'è stato la presenza di Simeone a Napoli, ha detto che era il sogno di ogni argentino andare a Napoli, ed è vero, per ogni argentino il sogno è quello di giocare nello stadio nella squadra di Maradona, però non ci sono tutti gli argentini che vogliono andare a Napoli, perché se no a Messi, a Agüero e tanti altri andavano a Napoli. È quello che dice l'argentino che va quando viene presentato a Napoli, però è un ottimo giocatore, il Napoli ha fatto un'ottima squadra. Sta trattando Navas del Paris Saint-Germain per il portiere. A questo punto non so come va a finire con Meret, perché non penso che Meret, dopo prima lo scorso anno con Ospina, mo con Navas, non so se gli conviene tanto restare a Napoli. Poi qualcuno sta ironizzando che prima Mil, che i grandi acquisti, lo stesso Zaccaria. Ma la gente deve spostare Zaccaria. Zaccaria non si deve muovere. Noi, la Juve doveva dare spazio, doveva togliere un giocatore per prendere Paredes, se prendeva Depay. Essendo che non spende soldi per Depay, che Milik lo paga un milione lo paga Milik, e gli dà 3,5, cioè no, i 6, se quei soldi li può investire su Paredes. Cioè non era più obbligata a vendere un centrocampista. Gli obiettivi non era vendere Zaccaria, Zaccaria fa parte del progetto, era Rabiot, c'era l'occasione, Rabiot, e quello da vendere Arthur, che non fa più parte del progetto. Se un giocatore gli viene dato anche il numero di maglia, non so ancora cosa sta facendo là la Juve. Per altre notizie vi dico di seguire il mio canale Instagram The One TV. Alle 6 ci saranno i sorteggi, faremo un video sui sorteggi di Champions, non so quando sia uscita stasera o domani mattina, ma lo faremo per parlare dei sorteggi e dare le nostre considerazioni. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, andate nel mio canale, iscrivetevi, andate nella campanella, cliccate la campanella per essere sempre aggiornati per ogni video che uscirà. E da me Dale è tutto, se vi è piaciuto mettete mi piace, ciao!